Serata di sport e beneficenza al ristorante Follonica di Nocciano con l'iniziativa Un gol per un sorriso organizzata dal Napoli Club Abruzzo. Intento nobile, raccogliere fondi da devolvere al reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara. Alla serata, oltre agli iscritti al club con le loro famiglie, sono intervenuti ospiti istituzionali e anche Maurizio Aricop, direttore dell'unità operativa complessa pediatria. Noi in queste situazioni ringraziamo chiunque ci dia un aiuto. Io dico sempre, un euro è parte di una somma che poi diventa più grande, quindi noi ringraziamo chiunque per qualunque tipo di donazione o di regalo ci voglia fare. Poi nel momento in cui avremo messo insieme una somma, sulla base della somma valuteremo quelle che sono in quel momento le opportunità di venire incontro al bisogno delle mamme, in maniera di dare un po' più conforto. Abbiamo arricchito in questi ultimi 2 anni il reparto di cose che possono sembrare anche banali, ma delle poltrone letto per la comodità delle mamme in terapia subintensiva, una lavatrice per aiutarle quando si fermano in reparto qualche giorno in più, abbiamo rinnovato la cucina, abbiamo fatto in modo che una mamma possa, se vuole, cucinare qualcosa di familiare per il suo bambino, diciamo i modi per aiutare, poi libri, giocattoli, strumenti per la scuola, le maniere di venire incontro alle esigenze della famiglia, perché poi noi curiamo famiglie, sono tante, quindi si cerca sempre di dare una risposta alle proposte, alle offerte che ci vengono fatte da gruppi, amici, parte della popolazione. Chiunque ci voglia venire vicino troverà una risposta, ovviamente, di simpatia e di gratitudine da parte del reparto e di tutte le persone che ci girano intorno.